Allora, Presidente De Vincentis, il tanto atteso colpo da 90 è arrivato. Si tratta di Andrea Lasselva, un giocatore importante. Ce lo presenti? Ma Andrea Laselva è un esterno d'attacco che ha, diciamo, già parecchie presenze in eccellenza, ha giocato pure in Serie C. Devo più che altro presentare un ragazzo che già avevo seguito a dicembre, però non ho voluto forzare e portarlo già a dicembre, e oggi è un attaccante rosso-nero che farà, diciamo, un campionato, dico, importante perché ha delle qualità importanti. Direttore Paciarella ci parlava di una trattativa abbastanza serrata con il Pomezia. Non è stato semplice strappare questo giocatore ad una squadra che voleva salire in Serie D. Noi in promozione abbiamo preso questo giocatore, che cosa vuol dire? Ma lui in eccellenza fa la differenza, lui è un giocatore che in queste categorie riesce a dare un qualcosa in più sia al reparto offensivo, ma al di là di tutto è anche uno che aiuta molto la squadra e quindi è un tignoso, è uno che sa come si fa in 90 minuti il calciatore e l'attaccante, e quindi speriamo che per lui, ma per il Lanciano Calcio, sia un valore aggiunto a una rosa già importante in sé per sé. Basti pensare che oggi il Lanciano Calcio, a livello di ragazzi in quota, quest'anno noi prenderemo solo questo calciatore. Fa capire che è un gruppo importante, ma fa capire che se vogliamo alzare il livello dobbiamo prendere ragazzi di spessore, e lui è uno di ultra spessore. Il mercato è chiuso, Presidente. Ma il mercato non si chiude mai, io dico, perché Paciarella lavora tutti i giorni. È logico che noi dobbiamo lavorare in modo intenso sui fuori quota. I fuori quota già si è messo al lavoro il direttore, ne ha portati due, uno già ha firmato, abbiamo fatto la presentazione la scorsa settimana, un altro arriverà proprio il 23, lo presenteremo proprio prima proprio della preparazione. Un difensore, un mancino forte, addirittura 2001, quindi fa capire che sia la società ma sia anche lo staff tecnico, e parlo poi di mister sia Zucchini ma più che altro di Del Grosso, non hanno paura di mettere in mischia anche questi tipi di ragazzi. Se poi sanno fare quello che devono fare, possono fare i calciatori. Presidente, il 23 si ricomincia, l'ha detto più volte. Cosa si sente di dire alla sua piazza, ai suoi tifosi? Ma la mia piazza, io credo che il calcio manca a tutti, manca a me come presidente, manca ai calciatori, ma proprio a chi manca ancora di più sono i tifosi. Tutto quello che noi facciamo, l'ho sempre detto, per i tifosi, e quindi non vedo l'ora di riabbracciarli qua al Biondi e di iniziare un altro anno altrettanto importante, sapendo che ci sono parecchie insidie, ma noi siamo il Lanciano Calcio e quindi dobbiamo per forza di cose fare, diciamo, un percorso importante, e secondo me, diciamo, ci sono i giusti presupposti.